Bentornati su meteogiuliacci.it. Dopo il passaggio della prima perturbazione di dicembre, che tra giovedì e venerdì ha riportato finalmente un po' di piogge, nel weekend il rialzo della pressione favorirà un parziale miglioramento del tempo, nel senso che avremo ancora molte nuvole al centro-nord e sulle due isole maggiori, ma con poche piogge, mentre resisterà il bel tempo nel sud peninsulare. Occupiamoci in particolare della giornata di sabato, andando a vedere l'immagine del satellite virtuale che ci mostra come questa perturbazione si stia sfaldando proprio a causa dell'aumento della pressione, portando un po' di nuvolosità residua sul nord, su parte del centro e sulle due isole maggiori. Dalla previsione, infatti, vediamo ancora cieli molto nuvolosi o coperti sulle regioni settentrionali e in Toscana, un po' di nuvole anche nel resto del centro e sulle due isole maggiori, alternate a qualche occasionale schiarita, e non si esclude qualche debole isolata pioggia residua sul Levante ligure e sulle coste orientali di Sicilia e Sardegna. Prevalenza di sole invece nel sud peninsulare. Le temperature pomeridiane vedranno un ulteriore lieve aumento in gran parte dell'Italia, più sensibile al nord-ovest, con massime comprese tra 7 e 12 gradi al nord, fino a 15 in Liguria, tra 10 e 17 al centro, tra 14 e 17 al sud e sulle due isole maggiori, valori ovunque miti per la stagione, al di sopra delle medie previste per questo periodo dell'anno. E concludo anticipandovi che per l'ultima decade del mese, ovvero per le festività natalizie, si prospetta un tempo variabile, con alternanza di giornate soleggiate ad altre più nuvolose e piovose, e un freddo normale per la stagione, tanto che avremo la classica neve in montagna e in collina. Maggiori dettagli su questa tendenza nelle prossime edizioni, quindi vi invito a seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro sito meteogiuliacci.it.